Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere video senza interruzioni pubblicitarie. Buona visione! Il De Trisi, parlando dei grandi fenomeni spiritici, ha scritto così: "Ciò che mi ha sempre profondamente colpito e meravigliato, dopo 20 anni che mi occupo di spiritismo, è il vedere della gente relativamente istruita che ignora completamente lo spiritismo, o benché abbia vagamente inteso parlare di fenomeni, essa ha continuato il suo cammino senza fermarsi. Costoro sono i primi a dichiararvi che queste sono delle bestialità, che quelli che se ne occupano sono dei pazzi, dei vacillanti, che se vi fosse qualche cosa lo avrebbero ben inteso essi dopo tanto parlarne, e poi che la prova che non esiste niente è che lo spiritismo porta alla follia, eccetera, eccetera. Fra questi vi sono quelli che vi confessano essersi messi una volta nella loro vita, 5 minuti fino ad un quarto d'ora, intorno ad una tavola con 2 o 3 amici. E naturalmente essi non hanno visto niente, niente inteso, niente sentito, per la semplice ragione che non vi poteva essere niente. Questo discorso, perché l'ignoranza e l'orgoglio umano sono uguali sotto tutte le temperature, è lo stesso che la gente, la quale vuoi passare per savia, ripete tra noi come in Francia. Presentando al pubblico come protesi a quanto in seguito pubblicheremo le notizie, le definizioni, i pareri sulle scienze dell'occulto, io non ho voluto fare un libro di propaganda spiritica. Tutt'altro. Intendo presentare nella sua sintesi tutta l'enciclopedia del mistero che è compresa nella magia. La più alta significazione della sapienza umana e divina, la chiave del tempio occulto della natura nel quale l'uomo più si avvicina a Dio, nella concezione e nell'opera. Le scienze dell'occulto comprendono lo spiritismo come il magnetismo animale, come la teurgia, quantunque lo spiritismo sia la sola ed unica parte, dopo il magnetismo animale, che interessi quelle cime intellettuali di asini che non ammettono né sapienza né verità che esca dai limiti della loro comprensione e autorità. Circa 50 anni or sono, un istitutore francese, Ripail, sotto il nome di Allan Kardec, dette il primo grande sviluppo alla popolarità dello spiritismo, che si è, con una propaganda efficace, sparso per tutti i siti in cui ci siano desiderosi di conversare con l'anima di un morto o curiosi che abbiano piacere a vedere girare un tavolino. La magia, nome terribile, pauroso, pieno di imbrogli e di sospetti, si può dire essere stata quasi dimenticata di fronte all'incedere di questo fenomeno alla moda, che non urta tanto ferocemente le coscienze timorate come la madre di tutta la sapienza umana. Lo spiritismo ha avuto la sua fortuna e il suo successo perché più adatto alla comune delle intelligenze e più affine alla dottrinella della Chiesa cattolica militante per la sua idealità dell'anima e dello spirito dei morti e dell'angelo custode. Lo spiritismo insegna che l'uomo è composto di 3 parti ben distinte: il corpo materiale, lo spirito e il perispirito, che segna il legame tra il corpo materiale e lo spirito. Questo perispirito accompagna lo spirito dell'uomo dopo la morte del corpo materiale. Lo spirito o anima umana tende al perfezionamento indefinito per mezzo di continue reincarnazioni. Tra 2 incarnazioni successive, le anime stanno nello spazio interplanetario e possono comunicare con i viventi.
Il medium o medio è colui che serve come mezzo di comunicazione tra lo spirito del morto non ancora reincarnato e i viventi. Possono, a mezzo dei medii, gli spiriti produrre fenomeni di ogni specie, intellettuali, sensibili e materiali permanenti. In sostanza, il medium è una creatura, per la sua costituzione privilegiata, prescelta dagli spiriti nelle loro manifestazioni. Su questo lasciamo parlare Allan Kardec, che così scrive: qualunque persona che risente in un qualunque grado l'influenza degli spiriti è per tal fatto un medio. Questa facoltà è inerente all'uomo e per conseguenza non è punto un privilegio esclusivo. Quindi sono rari gli individui in cui non se ne trovi qualche rudimento. Dunque, si può dire che tutti sono a questo mondo pressoché dei medium. Però, nella pratica, tale qualifica non si applica se non a coloro nei quali la facoltà medianica è nettamente caratterizzata e si traduce con effetti potenti di una certa intensità, il che dipende allora da un organismo più o meno sensitivo. Gli è inoltre da osservare che questa facoltà non si rivela in tutti allo stesso modo. I medium generalmente hanno un'attitudine speciale per tale o tal'altro ordine di fenomeni, e ciò che ne costituisce infatti tante specie di varietà per quante specie di manifestazioni esistono. Le principali sono i medii che producono effetti fisici, i medii sensitivi o impressionabili, gli auditivi, i parlanti, i veggenti, i sonnambuli, i sanitari, i pneumatografi, gli scriventi o psicografi. I medium che producono effetti fisici sono più specialmente atti a produrre i movimenti dei corpi inerti, i rumori, eccetera. Possono venir distinti in medium facoltativi e medium involontari. I primi, i facoltativi, sono quelli che hanno la coscienza del loro potere e che producono dei fenomeni spiritici con l'atto della loro volontà. Questa volontà, benché inerente alla specie umana, come abbiamo già detto, è lungi dall'esistere in tutti al medesimo grado. Ma se vi sono poche persone in cui essa sia assolutamente nulla, quelle che sono atte a produrre i grandi effetti, come la sospensione dei corpi gravi nello spazio, la traslazione aerea e soprattutto le apparizioni, sono ancora più rare. Gli effetti più semplici sono quelli della rotazione di un oggetto, dei colpi dati col sollevarsi di questo oggetto o nell'interno della sua stessa materia. Senza attaccare un'importanza capitale a questi fenomeni, noi consigliamo a non disprezzarli. Essi possono dar luogo ad interessanti osservazioni e aiutare a determinare la convinzione. Ma bisogna notare che la facoltà di produrre effetti materiali esiste raramente in quelli che posseggono mezzi più perfetti di comunicazione, come la scrittura o la parola. Generalmente la facoltà diminuisce in un senso a misura che si sviluppa in un altro. Medi involontari o naturali sono quelli la cui influenza si esercita a loro insaputa. Essi non hanno veruna coscienza del loro potere e spesso ciò che accade di anormale intorno ad essi non sembra loro nulla affatto straordinario. Ciò fa parte di loro stessi, assolutamente come le persone dotate della seconda vista e che non lo sospettano neppure. Questi soggetti sono grandemente degni di osservazione e non si deve trascurare la raccolta e lo studio di fatti del genere che pervengono a nostra cognizione. Essi si manifestano ad ogni età e specialmente nelle fanciulle molto giovani.
Però questa facoltà non è di per sé l'indizio di uno stato patologico, perché non è incompatibile con una perfetta sanità. Si designano con medium sensitivi o impressionabili le persone suscettibili di risentire la presenza degli spiriti con una vaga impressione, una specie di fruscio su tutte le membra, di cui non possono rendersi conto. Questa varietà non ha carattere ben definito. Tutti i medi sono necessariamente impressionabili. L'impressionabilità è così piuttosto una qualità generale che speciale. È la qualità rudimentale indispensabile allo sviluppo di tutte le altre. Essa differisce dalla impressionabilità puramente fisica e nervosa, con la quale non bisogna confonderla. Perché vi sono delle persone che non hanno i nervi delicati e che pur risentono più o meno l'effetto della presenza degli spiriti, mentre altre, molto più irritabili, non la risentono affatto. Questa facoltà, che si sviluppa con l'abitudine, può acquistare una tale squisitezza che quegli che ne è dotato e lo riconosce, dall'impressione che risente, non solamente ne comprende la natura buona e cattiva dello spirito che è al suo fianco, ma financo la di lui individualità, come il cieco riconosce ad un certo non so che l'avvicinarsi di tale o tal'altra persona. Egli diventa, per rapporto agli spiriti, una vera sensitiva. Uno spirito buono fa sempre un'impressione dolce e piacevole. Quella di uno spirito malvagio è, per il contrario, spiacevole, ansiosa e sgradita. Vi è come un effluvio di impurità. I medium auditivi sentono la voce degli spiriti. Talvolta odono una voce intima che si fa sentire nel foro interno. Dall'altra una voce esterna, chiara e distinta, come quella di un uomo vivente. I medium auditivi possono così entrare in conversazione con gli spiriti. Quando hanno l'abitudine di comunicare con certi, essi li riconoscono immediatamente dalla voce. Quando non si è personalmente dotato di tale facoltà, si può ugualmente comunicare con gli spiriti a mezzo di un medium auditivo che fa l'ufficio di turcimanno. Questa facoltà è gradevolissima quando il medium non sente che gli spiriti buoni, ma non è più tale quando uno spirito malvagio si ostina a perseguitarlo e gli fa sentire ad ogni momento le cose più spiacevoli, a tal fiata le più sconvenienti. Allora bisogna procurare di liberarsene. I medium auditivi, che non fanno altro che trasmettere ciò che sentono, non sono, propriamente parlando, dei medium parlanti. Questi spessissimo non sentono niente. In essi lo spirito agisce sugli organi della parola come agisce sulla mano dei medium scriventi. Lo spirito che vuole mettersi in comunicazione si serve dell'organo che trova più flessibile nel medium. All'uno toglie in prestito la mano, ad un altro la parola, ad un terzo l'udito. Il medium parlante si esprime generalmente senza avere la coscienza di ciò che dice e spesse volte dice cose completamente fuori delle sue idee abituali, delle sue cognizioni e fino alla portata della sua intelligenza. Quantunque egli sia perfettamente sveglio e in uno stato normale, raramente conserva memoria di ciò che ha detto. Insomma, la parola in lui è uno strumento del quale si serve lo spirito e col quale una persona estranea può entrare in comunicazione come può farlo con l'intermedio di un medium auditivo. La passività del medium parlante non è sempre così completa.
Ve ne sono di quelli che hanno l'intuizione di ciò che dicono nell'atto stesso in cui pronunciano le parole. Ritorneremo su questa varietà quando tratteremo dei medium intuitivi. I medium veggenti sono dotati della facoltà di vedere gli spiriti. Ve ne sono di quelli che godono di questa facoltà nello stato normale, quando sono perfettamente svegli, e ne conservano un ricordo esatto. Altri non l'hanno che nello stato sonnambulico o vicino al sonnambulismo. Questa facoltà è di raro permanente. Essa è quasi sempre l'effetto di una crisi momentanea e passeggera. Si possono annoverare nella categoria dei medium veggenti tutte le persone dotate della seconda vista. La possibilità di vedere gli spiriti in sogno risulta senza dubbio da una specie di medianità, ma non costituisce, propriamente parlando, il medium veggente. Il medium veggente crede vedere con gli occhi, come quelli che hanno la doppia vista, ma in realtà l'anima è quella che vede. Ed è questa la ragione per la quale essi vedono con la stessa chiarezza ad occhi chiusi quanto ad occhi aperti, donde accade che un cieco può vedere gli spiriti alla stessa guisa di chi è dotato della vista. Vi sarebbe su questo punto uno studio interessante da fare. Sapere se quella facoltà è più frequente nei ciechi. Alcuni spiriti, che erano stati ciechi, ci hanno detto che, in vita, avevano per mezzo dell'anima la percezione di certi oggetti e che non erano immersi totalmente nell'oscurità nera. Tra i medium veggenti sono di quelli che vedono solamente gli spiriti che vengono evocati e dei quali possono fare la descrizione con un'esattezza minuta. Essi descrivono nei minimi particolari i loro gesti, l'espressione della fisionomia, i tratti del volto, l'abbigliamento e perfino i sentimenti di cui sembravano animati. Ve ne sono altri nei quali questa facoltà è anche più generale. Essi vedono tutta la generazione spiritica ambulante andare, venire e, potrebbe dirsi, sbrigare i propri affari. Ma ora vediamo i medium sonnambuli. Il sonnambulismo può essere considerato come una varietà della facoltà medianica, o per dir meglio, sono due ordini di fenomeni che si trovano molto spesso riuniti. Il sonnambulo agisce sotto l'influenza del suo proprio spirito. È l'anima sua che nei momenti di emancipazione vede, sente e percepisce fuori il limite dei sensi. Ciò che egli esprime lo attinge in sé medesimo. Le sue idee sono in generale più giuste che non nello stato normale, le sue cognizioni più estese, perché l'anima sua è libera. In una parola, egli vive anticipatamente la vita degli spiriti. Per contrario, il medium è lo strumento di un'intelligenza estranea. Egli è passivo e quello che dice non viene da lui. Il sonnambulo esprime il proprio pensiero, mentre il medium esprime quello di un altro. Ma lo spirito che si comunica ad un medium ordinario può del pari farlo con un sonnambulo. Anzi, sovente lo stato di emancipazione dell'anima durante il sonnambulismo rende questa comunicazione ancora più facile. Molti sonnambuli vedono perfettamente gli spiriti e li descrivono con altrettanta precisione quanto i medium veggenti. Essi possono conversare con essi e trasmetterci il loro pensiero. Ciò che dicono fuori la cerchia delle loro cognizioni personali viene spesso loro suggerito da altri spiriti.
Poi abbiamo i medium sanitari, ma non parleremo qui che per semplice ricordo di questa varietà di medium, perché questo soggetto esigerebbe sviluppo troppo esteso per il nostro quadro. Diremo solamente che questo genere di medianità consiste principalmente nel dono che certe persone posseggono di guarire col semplice tatto, con lo sguardo oppure col gesto, senza l'aiuto di nessuna medicazione. Si dirà, sono certo, che questo non è altro che magnetismo. È evidente che il fluido magnetico rappresenta qui una gran parte. Ma quando si esamina accuratamente questo fenomeno, si riconosce subito che vi è qualche cosa di più. Il magnetismo ordinario è una vera cura esatta, regolare e metodica. Nell'altro caso qui sopra, le cose accadono del tutto diversamente. Tutti i magnetizzatori sono, su per giù, atti a guarire se sanno ben regolarsi, mentre che nei medi sanitari la facoltà è spontanea e qualcuno la possiede financo senza aver mai inteso parlare di magnetismo. L'intervento di una potenza occulta che costituisce la medianità diviene evidente in certe circostanze. Lo è specialmente quando si considera che la maggior parte delle persone che possono a ragione qualificarsi medium sanitari ricorrono alla preghiera, la quale è una vera evocazione. Poi, infine, abbiamo i medium pneumatografi. Si dà questo nome ai medi atti ad ottenere la scrittura diretta, ciò che non è concesso a tutti i medium scriventi. Questa facoltà finora è abbastanza rara. Essa probabilmente si sviluppa con l'esercizio, ma, come abbiamo detto, la sua utilità pratica si limita ad una constatazione potente dell'intervento di una potenza occulta nelle manifestazioni. La sola esperienza può far conoscere se la si possiede. Dunque si può provare, e d'altronde si può domandarlo ad uno spirito protettore con gli altri mezzi di comunicazione. A seconda la maggiore o minor potenza del medio, si ottengono semplici tratti, segni, lettere, parole, frasi ed anche pagine intere. Basta ordinariamente posare un foglio di carta piegato in un sito qualunque o indicato dallo spirito per 10 minuti o un quarto d'ora, qualche volta di più. La preghiera e il raccoglimento sono le condizioni essenziali. Perciò si può essere certi di nulla ottenere in una riunione di persone poco serie o che non fossero animate da sentimenti simpatici e benevoli.